Sicuramente non era facile, perché comunque, come hai detto te, insomma, sono sempre andato in tribuna finora, quindi insomma, non era facile, però sapevo che per me questa era un'occasione importante, quindi ho cercato di prepararmi bene durante la settimana e penso comunque, ecco, di esserci riuscito anche abbastanza bene. Beh, io ho giocato poche volte su quel ruolo lì, insomma, io più che altro mi adatto, ecco, però se serve, insomma, io mi metto a disposizione, ci mancherebbe. Personalmente sono stato contento perché comunque era da tanto tempo che non facevo una partita completa e quindi anche fisicamente ho risposto bene. Spero di continuare così e comunque, ecco, se il mister dovesse farmi giocare ancora in quel ruolo, io insomma ci giocherei ben volentieri. Era un giocatore che fino, diciamo, a ieri aveva fatto bene, nel senso, era un giocatore importante per la Juve. E ieri siamo stati bravi perché comunque l'abbiamo tenuto bene, su quella fascia anche Paponi è riuscito a darmi una grossa mano e quindi siamo riusciti a cavarcela abbastanza bene. Sì, dovevamo comunque fare una partita soprattutto a livello difensivo importante, comunque avevamo fatto una partita domenica scorsa non positivissima, quindi c'era da ritrovarsi, ecco, sotto tanti aspetti e penso che in parte ci siamo riusciti. L'emozione prima della partita era tanta, quindi ho cercato comunque di stare tranquillo, infatti comunque devo ringraziare anche i miei compagni perché sono stati bravi, mi hanno tenuto calma, mi hanno dato forza e quindi penso che questo sia stato anche un grande aiuto per me. È una partita importante perché comunque serve anche per fare, insomma, fiato, per trovarsi anche con i compagni che magari hai giocato meno e quindi è una partita importante, ecco. Non sono nessuno per dirgli consigli di qua e di là, anche perché lui non serve, nel senso, è un giocatore che sa, è esperto, quindi sa come funziona. Sicuramente quello che gli posso dire è di non mollare mai come ho fatto io, perché comunque arriverà sempre lo spazio per tutti, quindi bisogna cercare di allenarsi sempre bene e prima o poi penso che il lavoro paga. Beh, ieri naturalmente mi hanno fatto i complimenti in molti, quindi ecco, una persona che forse potrei ringraziare è la mia fidanzata, perché mi è stata sempre vicino nei momenti difficili e quindi la ringrazio. Laura. E quindi insomma la ringrazio perché non è facile, insomma, andare sempre in tribuna non è facile, ecco, anche mentalmente, insomma, se trovi una persona che ti mette calma e ti dà coraggio, penso che sia una cosa importante. Sì, è vero, anche perché mi piace andare a carpe, però, quindi insomma sono pesci abbastanza grandi, ecco. A me il passatempo che mi piace è pescare, mi piace molto. Mi rilassa molto, quindi adesso devo ancora un po' trovare qui i posti giusti per andare. Beh, io ho sempre detto che Alessandro Nestas come un giocatore più forte di tutti. Quando fisicamente sta bene, no, non ce n'è per nessuno, quindi per me, ecco, è un esempio.